Andrea, mi sono fatto distrarre un attimo dal coniglio, ma oggi facciamo il confronto tra l'Endorphin Speed 3 e l'Endorphin Pro 3. Sarebbe interessante anche confrontarle con le Speed 2, ma iniziamo da questo confronto. Come stai innanzitutto? Ma tutto bene, stavo un po' spulciando le scarpe, l'abbiamo usato un po' ancora prima e dai, siamo pronti. Però non farti distrarre dal coniglio, mi sono messo la magliettina rosa ed è immediatamente arrivato. Sì, però non ti sta guardando, non so perché. Sì, però è vicino alla telecamera, questo di sicuro. È più vicino alla mia, quindi è la maglietta blu che gli piace. Se si dovesse muovere, io comunque ho la telecamerina e lo filmiamo. Innanzitutto, secondo te queste due scarpe a chi sono adatte? Non saprei risponderti, nel senso che van bene un po' per tutti. Diciamo per atleti comunque che corrono sotto i 5 al chilometro sicuramente. Più ci avviciniamo ai 3 km secchi, più utilizzerei questa. Più ci avviciniamo ai 5 km userei le Speed. Ecco, diciamo la rosa che è la Pro e la Speed che è quella blu in generale, però un atleta che si avvicina ai 3 al chilometro, per dire, utilizzerei la Pro per le gare e la Speed per gli allenamenti, mentre per un atleta che si avvicina più ai 5 al chilometro la Pro la lascerei fuori e utilizzerei sempre la Speed, per dire. La nostra amica Running Mama le utilizza invece le Pro anche per gli allenamenti tra virgolette lenti, dice che in discesa vanno benissimo. Guarda, la nostra amica Francesca utilizza le Alpha Fly Next per fare i lenti, quindi credo che valga un po' tutto ormai a questo mondo. In effetti non c'è il manuale di istruzione, siamo un po' noi che lo cerchiamo di costruire. A livello di tomaia, secondo te quale delle due, secondo te, vince? È un va di moda questa espressione, e quale suggeriresti? Sono due tomaie molto diverse, quella della Pro molto da gara, quella della Speed più da allenamento. A me piace di più quella della Speed un po' più classica. Quella della Pro secondo me ha usato un po', ma non troppo. Invece a livello di linguette e di allacciatura, come le hai viste e cosa ne pensi di queste due scarpe? Anche qui sono due linguette un po' diverse, c'è quella della Pro 3 che è traforata e quella della Speed invece che è molto normale, diciamo, con qualche insertino di un pochino più cicciotto per la protezione. Devo dire che qua sceglierei quello della Pro solamente perché non mi ha dato problemi, è comunque morbido ed è un po' traforato, un po' particolare, diciamo. Qualcuno diceva che però la linguetta si spostasse abbastanza con le Pro, noi non l'abbiamo rilevato, ma tu cosa ne dici? Ma diciamo che le leggo talmente strette che non si muove niente poi. Sì, in effetti comunque è una scarpa da utilizzare per le gare, bisogna allacciarle assolutamente molto bene. Invece a livello di intersuola, come hai visto le due scarpe e il comportamento nella corsa, secondo te è tra virgolette più o meno simile? No, ho sentito un po' di differenza tra le due, non saprei dirti se è dato dall'inserto in carbonio della piastra in carbonio della Pro o del non inserimento della piastra in carbonio nella Speed, però ti dico un po' diverse, sicuramente tutte e due sento tanta ammortizzazione perché la schiuma che sembra quasi un polistirolo in questa versione qua, anche a vederla da fuori sembra più polistirolo. Devo dirti che si sente tanto l'ammortizzazione, comunque è una schiuma molto reattiva. Invece Andrea, parlaci un secondo della piastra, sicuramente sulla Pro 3 è presente su tutta la superficie, invece come hai visto il confronto con la Speed 3? Allora, nella Pro 3 non so da dove parta, credo poco più avanti del tallone, mentre nella Speed si vede ed è solamente questo pezzettino qua. Abbiamo provato a piegazzare un po' la scarpa, non a tagliarla, ed è solamente praticamente qui, è un supporto mediale, è un po' come quello della Nimbus 21, anche la 24 ce l'aveva così praticamente. Credo che sia proprio un fatto solo di stabilità. Ti dico, non credo che sia un grosso problema, anche perché anche Strict Fly non ha l'inserto antipronazione, scusami, la piastra in carbonio, però con queste mescole qua comunque molto reattive direi che
su una scarpa di allenamento può anche non starci la piastra in carbonio. Tra l'altro, quando saremo in pista a Livigno faremo ovviamente il video completo delle Speed 3 per capire effettivamente quanto, tra virgolette, velocemente ti fanno andare, ma rispetto alle 2 c'è stato un cambiamento importante. Le Speed 2 avevano tutta la piastra che partiva dal tallone, arrivava nell'avampiede, e poi, come abbiamo visto prima noi, è nettamente più larga la zona di appoggio sia in avampiede che nel tallone. Questo accrocchio forse gli ha dato qualche grammo in più, sicuramente gli ha dato molta più stabilità in più rispetto alla Speed 2, che già comunque era molto più stabile della Speed 1. E a livello di stabilità, confrontando i due modelli Pro e Speed, come l'hai vista? Sappiamo che il tallone è abbastanza diverso, la conchiglia è comunque molto diversa, cosa ne pensi? Sì, ecco, guarda qua la conchiglia, qua è morbidissima, qua invece c'è questo pezzettino qua che è duro, e anche qua sui lati. Io devo dire che mi sembra molto più stabile la Speed. Diciamo che la verità è che la Pro 3 la devi usare in gara, quindi ti serve una scarpa molto prestativa e non stabile, quindi ci può stare. Se devo dirti, ho trovato anche questo qua, lo Speed Roll Technology, adesso non mi ricordo che altra scarpa era, la Ghost, che cavolo di modello era, forse la 8, una delle prime che abbiamo provato, che c'era lo scalino in avampiede. L'idea è quella, senti proprio che quando, anche solo quando cammini qua, ti scappa via il piede in avanti, quindi è un aiuto in più nella corsa, favorisce la spinta dell'avampiede, quindi, e l'ho trovato su tutte e due in effetti. C'è scritto sotto che ce l'hanno tutte e due come tecnologia, e devo confermarti che in effetti si sente su tutte e due. Invece a livello di battistrada, come le hai viste? Queste due scarpe sono sicuramente molto grippanti, con un'ottima trazione, ma sono diverse come costruzione. Sì, e in effetti vedendo quella della Speed mi chiedo perché non l'abbiano fatto uguale anche sulla Pro 3. Alla fine cambia davvero poco, cambia qualcosina nell'avampiede, ma credo che sia più grippante e non molto più pesante quello della Speed, anche perché la Speed ha dei pezzettini dove non c'è il battistrada, quindi non lo so, avrei copiato quello sulla Pro 3. Hanno però aggiunto e migliorato sulla parte posteriore la gomma, che invece mancava sulla versione 2, cosa ne dici? Vado a riguardarla. Sì, beh, poco, diciamo, non troppo. Sì, potrebbe far durare un po' di più il battistrada, ma cioè, credo che la zona importante è questa qua dell'esterna del tallone e qua nell'avampiede. In effetti, a livello di durata, secondo te quanto durano queste due scarpe e quale, tra virgolette, vince? Beh, secondo me vince la Speed, ma solo perché ha comunque più schiuma e non ha dei buchi, diciamo, alleggeriti, quindi secondo me quella sulla struttura la farà durare un po' di più. Sicuramente la Speed, non avendo la piastra in carbonio che si spiattella, potrebbe durare anche un po' di più prestativamente. È ovvio che le prestazioni della Pro 3, quando c'è il tutto insieme nuovo, sono nettamente migliori. Forse durano di più delle altre, quindi almeno sui 500 km le Pro 3 potrebbero durare anche 600 km le Speed. Poi sicuramente le prestazioni decadono un po' e si possono utilizzare come scarpe o da lento, volendo, così le nostre amiche sono contente, o se no per fare dei lavoretti dove non devo tenere dei ritmi specifici. Ti chiedo l'ultima cosa, siccome siamo al negozio Milani Soffientini, suggeriresti al podista amatore, cioè già detto i ritmi per i quali compreresti una piuttosto che l'altra, le suggeriresti tutte e due, oppure se dovessi le prenderesti una sola? Dai, diciamo che un atleta, per darci un'idea, sulla mezza di 1:30 gliele farei prendere tutte e due. Sopra, se non per sfizio, se no gli farei prendere solamente la Chiaramente poi nei prossimi giorni dopo Livigno faremo la classifica delle scarpe con piastra, con fibra di carbonio, aggiorniamo quella del 2021 e quindi lì capirete quali scarpe raccomandiamo. Ti faccio l'ultima domanda, che è: quando faremo le prossime recensioni di Soconi, che è un marchio che comunque ci piace molto, ti suggerisco che la prossima scarpa sarà la Axon 2.
Va bene, bellissima, aspettiamo la scarpa, questa qua potrebbe essere la scarpa democratica. Sì, però adesso io ti aspetto all'Hard Rock Café di Maiorca, ci dobbiamo andare prima della fine dell'estate. Tra poco parto per Massa Carrara, poi vado su a Bormio, poi forse vado lì in Olanda o se no ritorno a Bormio e la vedo dura andare a Maiorca. Ma sai che io sono andato all'Hard Rock Café di Barcellona una settimana fa, non è che stiamo parlando di un secolo fa. Io sono stato, ma forse anche io a dicembre dell'anno scorso, adesso non mi ricordo, ma non compro mai niente neanch'io. Questo qua è quello di Maiorca, però me l'hanno portata questa, non ci sono stato io. Va bene, grazie Andrea, andiamo a berci un coffee, è fondamentale bere dei coffee e se potete offriteceli, perché comunque abbiamo bisogno di fare ulteriori recensioni, mi scrivono in 100.000. Uno nessuno 100.000, no, vi ringraziamo ancora per i coffee e non comprate le scarpe su Facebook, dalle pagine fake, vi raccomando.